Amici sportivi, ben trovati e un benvenuto al Palermo sulla soglia della zona playoff. Certi discorsi sono già finalmente dimenticati anche nel linguaggio popolare dei social. Finalmente il Palermo mette d'accordo tutti o quasi tutti ed è un Palermo che non perde da 8 partite, che sta dimostrando di crescere, che quindi dà prospettive future sicuramente molto più incoraggianti. Parleremo di questo, parleremo dei debutti di Verre, Orihuela, in qualche modo anche di Tutino. Parleremo purtroppo anche della scomparsa di Vito Chimenti, che è stato un personaggio straordinariamente amato dal popolo palermitano anche a distanza di 40 anni dalla sua esperienza palermitana. Ma vorrei salutare subito, perché è una puntata molto densa, l'ospite speciale di questa trasmissione, che è Ivan Marconi, lo stopper, direi io, che sono di un'altra epoca, ma adesso si chiama difensore centrale del Palermo. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. Ecco, e sarai sottoposto al fuoco di fila, come si dice in questi casi, con il classico luogo comune, con le domande di Fabrizio Vitale, Gazzetta. Ciao Fabrizio, ben trovato come sempre al mio compagno di viaggio, oltre ciao. Che capobanda. Ciao, Salvatore Guido. Geraci, ciao Salvatore. Ciao Ivan. Firma di Repubblica, Corriere dello Sport e quant'altro, e Giuseppe Leone, come sempre il più giovane della compagnia. Ogni volta sei il più ciao giovane della compagnia, va bene. È collaboratore anche della Gazzetta. È collaboratore della Gazzetta, certo, ma il giovane della compagnia forse è la cosa migliore. Allora Ivan, si sorride finalmente, è un bel periodo, giusto? Ah sì, direi di sì, è un periodo dove comunque i risultati alla mano, ci sta girando tutto bene, anche perché comunque ci stiamo amalgamando sempre di più e quindi questa è una componente fondamentale. Salvatore? Ivan, cos'è cambiato tra il Marconi più giovane e quello di ora? A 33 anni pensa che potresti addirittura arrivare in A dopo tante promozioni in B. Sei stato però sempre un precario nelle squadre in cui hai giocato. Improvvisamente hai acquisito sicurezza e personalità e maturato anche il fiuto del gol. Anche il gol li hai fatti sempre un po'. Dopo tanti allenatori come Gigi Simoni, Pecchia, Polloni, eccetera, il merito della tua crescita è da attribuire alla tua maturazione oppure è frutto di Baldini e Corini che ti hanno dato più certezze? Beh, sicuramente con il fatto di Baldini e del mister Eugenio Corini che mi hanno dato fiducia, è normale che un giocatore riesca a esprimersi al 110%. Ma come ho sempre detto, io nel mio piccolo ho sempre, cioè non ho rimpianti, perché comunque ho vinto dei campionati di Serie C e chi è stato giocatore sa quanto comunque è difficile vincere un campionato a prescindere dalla categoria, perché comunque bisogna essere sempre sul pezzo e bisogna sempre lavorare sodo. E detto questo, c'è stato un periodo della mia carriera che potevo fare quel salto, ma evidentemente non avevo la maturità, tra virgolette, o la consapevolezza che magari posso avere in questo periodo. Ma gli altri, scusa, cosa pensavano? Perché non ti riconfermavano? Perché in effetti poi hai fatto delle cose sempre con costanza e i risultati li hai ottenuti sempre. Ma non c'era un, ma io fondamentalmente, cioè, non sono uno che comunque ha cambiato tante squadre. Adesso non so quanti anni è, da quanti anni è che gioco, sarà 15 anni, ho cambiato 5 squadre, quindi per un calciatore non è tantissimo. Però è anche vero che sono stato, tra virgolette, se vogliamo, nel senso, nella Serie C sono stato, tra virgolette, nelle squadre top, nel senso parliamo di Cremonese che adesso è in Serie A, Monza che adesso è in Serie A e Palermo che spero che prima o poi ci arrivi. C'è da un sacco già di commenti, fra cui i più gettonati sono quelli sulle esultanze, Fabrizio, mi pare. Sì, sono molti, ci stanno scrivendo che adorano le tue esultanze, che credo siano frutto della spontaneità, contrariamente a quanto può accadere solitamente che i giocatori li studiano, invece tu mi pare che fai tutto sul momento. No, è fatto tutto al momento, è frutto della casualità,
Per esempio col Perugia ho fatto un'esultanza un po' più grintosa perché comunque eravamo sotto 2-0. Questa qua di settimana scorsa è stata un po' più goliardica perché comunque avevamo sbloccato una partita molto tesa e insomma non sapevo neanche come andare. Ecco, l'unica cosa che so è che mi piace andare, tra virgolette, come ho già detto, a esultare con i ragazzi che magari non partono dall'inizio perché comunque sono facente parte loro in maniera attiva di tutti i nostri successi, insomma. Cioè, sono loro il motore, cioè siamo noi e chi gioca meno il motore di una macchina funzionante, insomma. Senti, c'è chi vorrebbe da parte tua che acquisissi un po' di cadenza palermitana e poi dice per il resto è tutto perfetto. Mia moglie invece sostiene che ho perso l'accento bresciano e io quindi non so in che fuoco Non è stare, vero, insomma. non è vero, non ti fidare di quello che ti No. dice tua moglie. No, no, si sente ancora la Ma, cadenza. mai, Ecco. fida, mai fidarsi delle mogli, Mai, 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 questo mai, assolutamente. si No, impara da piccoli. direi che per un bresciano come me, cioè, è difficile avere una cadenza palermitana, cioè, però capisco, cioè, lo capisco, ovviamente. Quando, non so, parlo Pasquale Castellana o Franco Salerno, che sono i miei magazzinieri, parlano stretto, faccio un po' fatica, però fondamentalmente le cose principali le capisco. Questa è una tortura che hanno subito tanti giocatori del Tantissimi. nord. Cioè, il passaggio da Pasquale Castellana, diciamo, è un esame di laurea, più che sul campo, diciamo, infatti. Senti, io taglierei subito la testa a toro perché hanno tutti una sola domanda per te e quindi prendo ad esempio quello di Leonardo Ferdico Rosanero, fare un contratto di 3 anni a Marconi, uno come lui deve rimanere in società perché la sua esperienza potrà servire. Tutti si chiedono questo, quando arriverà il fatidico momento? E poi aggiungo anche io una cosa. Allora, fatidico momento, non c'è una data certa, sicuramente so che la società stima di me, come io ovviamente sto cercando di dimostrare nel campo l'apprezzamento che ho per questi colori. E so che ovviamente il mio procuratore e la società stanno parlando, quindi spero che sia una formalità, insomma. E volevo aggiungere questo, ma è un caso che tu stai facendo almeno a Palermo le tue stagioni migliori in scadenza di contratto? Cioè, l'anno scorso hai fatto un grandissimo, soprattutto girone di ritorno e playoff. Quest'anno sei partito affari spenti e stai, diciamo così, facendo, impressionare tutti per le tue prestazioni. Cioè, ci vuole la scadenza di contratto per vedere il miglior Marconi? Credo di no, dai. Oddio, questo non lo so. Sicuramente la scadenza di contratto è un filo sempre a doppio taglio, insomma. Cioè, nel senso, è una medaglia a due facce, nel senso dove se fai bene, ovviamente ti viene riconosciuto il fatto che a scadenza stai dando il massimo, ma se fai male, magari è facile che magari l'anno successivo puoi far più Certo. fatica a trovare una squadra o che la squadra ti possa rinnovare il contratto, insomma. Ovviamente io non ne ho mai fatto una questione di scadenza di contratto, no, però insomma, magari inconsciamente uno rimane più concentrato, non lo so. Giuseppe Leone. Ciao Ivan, senti, un po' di domande già su di te, sul tuo profilo personale, già te le hanno fatte, quindi ti chiedo un po' sulla squadra. A me la curiosità, per quanto mi riguarda, che ho è un po' capire dal di dentro come è stato gestito, qual è stato il segreto di questo gruppo, sicuramente dell'allenatore, di uscire da quello che è stato comunque un momento complicato, perché l'avvio di stagione è stato complicato per tantissimi motivi che insomma tutti conosciamo e abbiamo snocciolato nell'arco dei mesi. Però ecco, se c'è stato un segreto, se c'è stato un momento nel quale magari appunto non avete, come dire, perso il coraggio, ma comunque siete andati avanti in maniera ostinata e convinta fino poi ad arrivare ai risultati degli ultimi tempi.
Allora, io penso che non ci sia un vero e proprio segreto. La bravura, tra virgolette, della società è stata che quando le cose magari non stavano andando per il verso giusto, è stata molto paziente nei nostri confronti perché magari hanno fatto le loro valutazioni sul fatto di tutte le cose che erano successe in estate. E questo, secondo me, è stato, tra virgolette, un atto di stima nei nostri confronti. A dover capire che la cosa più importante era solo lavorare sul campo, essere più determinati di prima, e poi ovviamente il fatto che più passava il tempo, più tra virgolette ci conoscevamo meglio, perché comunque sono cambiati tanti giocatori, e questo sicuramente è andato ad incidere. Salvatore, volevi aggiungere qualcosa, mi sembra. Sì, io vorrei mettere in evidenza due cose. Intanto la statura morale di Ivan, che ne fa un personaggio veramente al di sopra di ogni situazione, insomma, veramente è un ragazzo, si vede, maturo, in grado di affrontare le difficoltà, è applicato, insomma, questo è un merito che gli dobbiamo assolutamente riconoscere. Ma come lui vorrei mettere in evidenza anche il valore della vecchia guardia, soprattutto Brunori, Marconi ovviamente, Valente, no? Anche per Baldini questa era una squadra da Serie A, lui aveva detto partiamo con l'ambizione della Serie A. Oggi con questa rivoluzione, Ivan, è ancora più forte la sensazione, ci sono le stesse sensazioni positive, la magia dell'anno scorso, cioè credi tu che il Palermo possa improvvisamente tramutarsi da squadra che deve soltanto salvarsi a squadra protagonista della stagione. Beh, sicuramente il nostro obiettivo è quello di salvarsi, che comunque abbiamo visto che in questa categoria veramente non sono parole dette tanto per dire, ma è la verità, lo parla la classifica che dice che siamo tutte lì vicino. Io penso che quelli che sono venuti, come quelli che sono rimasti, sono un valore aggiunto per questa squadra, perché quelli che sono stati molto bravi, tra virgolette, sono stati molto bravi a ingoiare i ragazzi nuovi e fargli capire cosa vuol dire giocare nel Palermo, giocare per il Palermo. E se tu mi chiedi se possa, cosa può succedere, cioè, a livello di magia, quello che c'è stato l'anno scorso è stata una cosa, tra virgolette, unica, perché si è acceso tutto in un istante. Non è detto che non possa ricapitare anche quest'anno, però sicuramente c'è da lavorare e c'è da portare pubblico dalla nostra parte. Io spero che già per dirti domenica contro la Regina il pubblico faccia il dodicesimo uomo, come sempre è stato, ma ancora di più. Ivan, proprio riferendomi alle tue parole, io ho avuto un'impressione, confermamela o smentiscimela, che fino allo scorso mese di marzo, quando il Palermo era ancora invischiato in un campionato anonimo, tu non avessi questa grande voglia di restare a Palermo, cioè Palermo non ti era entrata nel sangue come esperienza in generale, e che poi, come dici tu, è scoccata una scintilla unica, non soltanto all'interno della squadra, ma poi questa scintilla ha provocato un incendio in tutta la città, con pienoni incredibili, con anche per strada, nei posti della vita quotidiana, un entusiasmo straordinario, e che ora invece Palermo ti sia entrata proprio nel sangue 101%. Ma non so come rispondere, cioè, secondo me no, perché comunque magari prima, ripeto, non erano così accentuate le mie, tra virgolette, prestazioni, perché vabbè, magari era una categoria diversa il fatto che comunque non avevo fatto gol, e il fatto che comunque il primo anno abbiamo giocato in assenza di pubblico, quello incide parecchio. Il primo anno, per dirti, non sono mai tornato a casa, ho visto mia moglie a gennaio, poi l'ho rivista ad aprile per colpa del Covid, quindi è stata una situazione anomala e molto difficile da gestire, ma non solo per me, ovviamente per tutti. E quindi poi ovviamente più uno rimane in un luogo, più
si apre. Io tendenzialmente tendo a essere un po', tra virgolette, introverso, e invece poi dopo ho scoperto tutto ciò che Palermo può offrire a livello anche di cultura, di paese, e adesso sicuramente, cioè non adesso, è da un po' che oramai Palermo la reputo una città bellissima, una città dove potenzialmente potrei venire qua a vivere. E per farti capire, delle ultime tre mie vacanze estive, 2 volte sono tornato in Sicilia e 1 volta sono andato a fare il mio viaggio di nozze. Quindi è una regione proprio che ho nel cuore, insomma. Perfetto, quindi sei entrato, diciamo, nel mood palermitano. Noi dobbiamo lasciarti come promesso, però se ci dai lo spazio per due commenti, Fabrizio Vitale dà spazio ai nostri ascoltatori. Intanto, Ivan, se puoi salutare Giorgio Schillaci che ci sta intasando la messaggistica perché vuole un tuo saluto. Lo saluti per favore, e Saluto così Giorgio Schillaci, un abbraccio. Perfetto. No, poi le ho fatte andare un po' così in onda. Ci sono molti che chiedono, che pensano si stia ricreando quella magia che si è creata a fine stagione scorsa che ha portato il Palermo in Serie B e pensano che si possa ripetere. Ci sono molti che vogliono, pretendono quasi il rinnovo di Marconi a vita e c'è un entusiasmo nei confronti di un giocatore che magari non è sempre da prima pagina, cioè non è sempre in prima linea, però credo che tu hai fatto scoccare l'amore tra te e Palermo con quel salvataggio sulla linea di Padova. Da là è iniziato anche il tuo processo di beatificazione come santo, quindi insomma penso che non ti puoi lamentare. È vero, è Certo, quello, no, quello era allora, l'amore. no, dico, per un difensore, ovviamente, cioè, io parlo per la mia esperienza personale, non è mai facile entrare, tra virgolette, nel cuore dei tifosi, perché comunque, come dici tu, non si va sempre sulle prime pagine, ma quello è una cosa che mi fa più che piacere non essere sempre sulle prime, cioè non essere sulle prime pagine, perché non sono uno attaccato a queste cose, però ovviamente fa piacere e è anche inutile negarlo che il salvataggio di Padova mi ha dato un'iniezione di non notorietà, perché non la definirei notorietà, però sicuramente un'iniezione Vabbè, di palermitanità è incredibile. stato un momento veramente fondamentale, una svolta storica. Ivan, ti ringraziamo per la tua disponibilità, anche per i contenuti Ringrazio di quello voi. che hai detto. E sappi che poi Grazie sulle mille. pagine Facebook di Stadio News, che è un sito che chiaramente devi riconoscere perché è quello che gestisco io, quindi diciamo è necessariamente il migliore, ma anche su Blog Sicilia troverai tutti i messaggi che stanno arrivando e che stanno facendo impazzire Fabrizio Vitale, che deve selezionarli e Ok. smaltirli. Grazie davvero di Grazie cuore e mille. Ciao ricordiamo che ragazzi. ieri il gol l'hai sfiorato Ciao. ancora 2 volte, quindi potevi fare una striscia di 3 gol consecutivi che sarebbe Sì, stata onestamente ti tolgo anche solo questo troppo. aneddoto. Ti racconto questo aneddoto. Ieri sono andato a colpire una palla al volo di destro e in realtà non dovevo essere neanche lì perché era uno schema per Matteo Brunori. Infatti, Matteo si è arrabbiato tantissimo, però nella foga del momento non ricordavo che c'era lo schema per lui. E ci Però stava scappando un gol. Bene così, grazie bene, Ivan. va bene, Grazie Ivan, grazie, grazie ciao. davvero. Devo dire, Ivan si conferma ragazzo serio, come diceva Salvatore. Grazie anche a Palermo. E a proposito di come diceva Salvatore, perché poi abbiamo anche la pubblicità, però, ragazzi, io lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, e sono tanti, sono quelli della community. Quando Salvatore Geraci parla, È sentenza. Non è È che, sentenza. non è che si babbia qua, diciamo, come si dice in gergo. Cioè lui un mese e mezzo fa ha detto, ma secondo me questa squadra qua nei playoff ci può arrivare. Era in controtendenza, però aveva argomentato e motivato le sue No, ho detto esternazioni. che ci arrivava, ho detto che ci arrivava, non che ci poteva arrivare, che ci Esatto, arrivava. ancora tecnicamente non ci siamo, perché per differenza reti saremmo fuori, Vabbè, ma siamo lì, dai. ma siamo lì. Il campionato è ancora lungo, no? E No, ma anzi, ti dico infatti una cosa, da oggi in poi ti è dico che un'altra il Palermo, rivelazione? È un'altra sì, è rivelazione? una Vabbè. rivelazione, il Palermo lotterà per andare in Serie A
senza bisogno dei playoff. Addirittura, cioè tu pensi che ci sia ancora il margine per andare a corsare, diciamo, più sul Genoa che sul Frosinone, perché il Frosinone è già preso. C'è una sola squadra che in questo momento sembra irraggiungibile, è il Frosinone, tutte le altre sono alla parte. Beh, questa è una questione importante, direi importantissima, perché chiarisce anche un poco la tua prospettiva e che risponde in qualche modo alla prima domanda, che è al primo argomento della trasmissione, che è un po' quello di un Palermo che ha cambiato anche prospettiva. 8 partite senza perdere, tra l'altro con importanti segnali di risveglio sia nel gioco che anche nella conduzione delle partite. Cioè, questo è un Palermo che ha una mentalità più vincente rispetto a prima. Lo chiedo a Giuseppe Leone, è un Palermo che autorizza l'ottimismo al di là di quelli che sono attualmente i punti in classifica? Guarda, ti posso dire una cosa, Guido. Io ieri, mentre vedevo la partita, ero veramente arrabbiato, perché dopo il primo tempo per me il Palermo doveva stare almeno sul 2-0. Nel secondo tempo, a mio parere, ha voluto quasi complicarsi la vita, a prescindere dal rigore sbagliato da Brunori, però insomma l'Ascoli si era capito che poteva fare male soprattutto nei calci piazzati e nei calci d'angolo. Quindi ero veramente arrabbiato di come il Palermo non riuscisse a chiudere una partita che è stata, dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico, perché nel primo tempo dal punto di vista tattico il Palermo ha dominato sull'Ascoli, nettamente. Sì, a parte i minuti iniziali, però poi è stato così. Sì, ma insomma, roba di 5 minuti, sì, però sì, insomma sì, non, sì, non sì, particolarmente. Assolutamente. Cioè, poi però insomma la partita è finita bene e tutto, cioè io arrivo alla conclusione oggi di dire che in questo momento il Palermo sta talmente bene dal punto di vista fisico e mentale che ieri è stato capace di complicarsi la vita ma allo stesso tempo vincere la partita, che è una cosa che probabilmente le stesse dinamiche, se l'avessimo vista in una trasferta di 3-4 mesi fa, avremmo parlato, se finiva bene, di un pareggio, o peggio ancora, poi magari di una sconfitta. Quindi in questo è vero, Palermo... Fabrizio, ha ragione Giuseppe, che in altre partite magari ti saresti, cioè dopo il rigore sbagliato, che era un po' un segnale del destino, ti saresti acquietato alla difesa di un pareggio che tutto sommato non sarebbe stato neanche male. Ma guarda Guido, se Salvatore è stato il nostro cassazionista fino adesso, però vorrei anche dire che non ho mai pensato che questa squadra non potesse avere dei grossi margini di crescita, e tutto questo è stato confermato nel tempo. Lo dicevamo quando tutti volevano l'esonero di Corini, lo abbiamo continuato a ripetere quando è iniziato quel processo, per quanto lento ma è stato comunque prolifico da dopo Terni in poi, e credo che adesso si stiano raccogliendo tutti quei tasselli messi a posto. Perché non dimentichiamoci che ieri Palermo era in emergenza, al di là del volo atroce che hanno dovuto fare con il rientro, la rottura del finestrino, ma al Palermo mancavano 3 giocatori ieri, e comunque è stato in grado di sfoderare una prestazione, come diceva Giuseppe, importante, soprattutto dal punto di vista tattico. Per cui c'è un percorso. Sì, Salvatore, però dobbiamo un attimo interromperci perché ho la pubblicità, quindi poi sì, affrontiamo questo discorso di un Palermo che ha cambiato prospettiva evidentemente e potrebbe cambiarla ancora, perché ci sono 2 giorni di calciomercato. La pubblicità, quindi non cambiate canale, altrimenti diventate come Giuseppe Leone. Partiamo da dove eravamo rimasti, fra qualche minuto vi do anche le ultime novità di calciomercato, ma Salvatore stava dicendo una cosa a proposito del Palermo di questo periodo. No, nell'analisi generale che abbiamo fatto, che mi trova completamente d'accordo, secondo me nel calcio c'è qualcosa in più che non abbiamo ancora considerato, ma che è di un'importanza assolutamente vitale. Io lo dico proprio per i tanti anni che ho vissuto all'interno del pallone, ho visto situazioni maturare incredibilmente. Il calcio non è composto soltanto dai giocatori che acquisti, dai campioni che metti dentro, dal fatto che la squadra ti giochi bene, eccetera, eccetera.
poi ci sono gli episodi che sono assolutamente fondamentali. E questo è un Palermo che da un periodo di tempo a questa parte cade sempre in piedi, il che significa che ha il vento in poppa e che, come l'anno scorso, può fare il miracolo e la magia di ritagliarsi uno spazio che prima non si pensava potesse avere. Salvatore, aggiungo anche, però il vento devi saperlo portare anche dalla tua parte, cioè non è soltanto un fatto di episodi a sé stanti, ma c'è un atteggiamento che ti porta ad avere anche gli episodi favorevoli. No, scusami, ma ero più, diciamo, andavo al di là addirittura di questo discorso qui. Alcune volte c'è qualcosa che al di là dei tuoi errori ti aiuta, cioè al contrario. Cioè, noi abbiamo fatto una partita a Perugia che, se la perdevamo per come erano andate le cose, ragazzi, non c'era niente da dire. E lo stesso col Bari, abbiamo fatto un'altra partita in cui il pareggio ci stava, diciamolo onestamente, però certo, anziché guadagnare un punto ne abbiamo presi quattro, e questo è assolutamente fuori dalla logica. Questo proprio fa parte di quegli episodi che non hanno un'origine specifica, non sono né colpa di uno né merito dell'altro. Nel calcio, come si dice, il pallone è rotondo e spesso gira dalla parte di chi lo vuole, magari, come dici tu, di chi lo cerca. No, ma senza logica spesso. C'è un commento che riprende un po' quello che hai detto di Piero Mandracchia. Salvatore dice: Salvatore Geraci ha ragione, ho visto Genoa contro il Pisa, tanto fumo e poco arrosto, possiamo dire la nostra, ne sono convinto. Poi c'è una domanda per Monà, stranamente, però la mandiamo in onda. C'è la possibilità di vedere Giutino e Verri titolare contro la Reggia? Sì. Possibilità c'è sicuramente, secondo me, la probabilità forse un po' meno, perché il sistema di Corini è sempre lo stesso, cioè lui fa dei passi graduali e quindi non so se già Tutino sarà in grado di, cioè sarà in grado, sarà inserito fin dal primo minuto. Questa è una di quelle cose che può cambiare l'assetto tattico della squadra, adesso ne parliamo, cioè con Tutino dentro resta fuori uno fra Di Mariano e Valente. Ieri Valente ha giocato molto bene, anche Di Mariano ha fatto un gran primo tempo, poi un po' meno, si è mangiato un gol, Valente ha messo invece dentro un sacco di palloni importanti. In quanto a Verre, diciamo, il mio stupore è che ieri abbia fatto circa un quarto d'ora, perché pensavo fosse più lento l'inserimento, quindi dipende anche un po' anche dalle altre chance. Vabbè, Verre è un giocatore rodato, ha giocato tutte le ultime partite con la Sampdoria. Fino a qualche giorno prima, quindi non ha un problema di atletico, però sai che Corini ci sta molto attento al discorso degli inserimenti tattici. Quindi Verre potrebbe anche partire dalla panchina la prossima settimana, ma dipende anche un po' com'è il quadro della situazione, perché sappiamo che Gomez non è ancora in grandi condizioni. Damiani non è andato male, secondo me, quindi potrebbe anche restare e alternarsi in staffetta, o potrebbe giocare Verre dall'inizio e magari, se è il caso, poi lasciare lui il posto a uno fra Damiani e Bro. Ma scusa Guido, comprano Verre per tenerlo in panchina, secondo te? No, ma neanche Tutino, però ha fatto due panchine Tutino chiaramente appunto, è un titolare. Appunto, quindi direi che Corini ha le ha avute sempre le idee chiare, è un perfezionista, e quindi se ha preso Tutino e ha preso Verre, significa che questi saranno i due pilastri del finale. Sì, no, campionato. Ma la domanda era più specifica, era se giocheranno già con la Reggina dalla prossima partita. Che no, ho capito, sono andato avanti io, sì. Che siano due pilastri, mi pare che ci siano un po' di dubbi, anche perché tra l'altro, così entriamo anche nel secondo argomento della discussione, c'è Verre e Tutino, mi sembra che già siano integrati, è chiaro che non puoi giudicare un quarto d'ora per Verre o due spezzoni per Tutino, però mi pare che si sta verificando in maniera quasi precisa tutto quello che il Palermo ha inseguito nella costruzione della squadra da qualche mese e che Corini aveva anticipato circa un mese fa, quando ha detto: non puntiamo soltanto a cambiare per cambiare, ma cerchiamo soltanto laddove c'è più qualità. Giuseppe, mi pare che con Verre e Tutino la qualità c'è, adesso dobbiamo soltanto coprire una possibilità sulla sinistra, ma di questo parliamo fra un attimo. Ma vi ricordate quando nei mesi scorsi parlavamo sempre
di un Palermo che dalla panchina non aveva grandi risorse per cambiare le partite. Cioè, ieri comunque nel momento in cui entrano Verre e Tutino le loro presenze si sentono, e come. E questo è già secondo me un elemento non da poco, fermo restando che sono d'accordo con Salvatore, questi giocatori che secondo me saranno destinati a fare molte più partite da titolari. Detto questo, io sottolineerei anche un terzo nuovo acquisto, passatemi l'espressione di ieri, che è Saric. Lì ci trovi un po' meno, forse almeno personalmente. A me, io ancora... francamente, ieri l'ho visto un giocatore che comunque più va avanti, più passano i minuti, più entra in condizioni, più fa sentire la sua presenza. A me ieri Saric non è affatto dispiaciuto, forse la prima vera... No, sono d'accordo con te, ma non capisco quale sia il suo potenziale ancora, quanto possa esprimere. Tra l'altro, Fabrizio, noi stiamo scrivendo di Verre Tutino, che è il nuovo che avanza, e in effetti si va verso una nuova costruzione, e Corini studia, perché in realtà adesso... Diciamo, mentre prima c'erano tanti giocatori, ma le scelte di Corini erano più o meno orientate su 15-16 giocatori, adesso ce ne sono 18-19 che sono tutti titolati a sperare in una maglia fin dall'inizio. Per cui quando Corini studia e diciamo Verre, lo inseriamo come? Probabilmente Pagapegno Damiani all'inizio perlomeno, ma che tipo di centrocampo pensi che possa fare? È ancora tutto da vedere. Io credo che Corini dentro di sé già ha le idee abbastanza chiare. Verre è un giocatore abbastanza duttile, lo puoi impiegare dove vuoi, lo puoi impiegare da mezzala, da vertice basso, anche da trequartista. Anche da trequartista, lui l'ha detto nella Sampdoria. Quindi penso che per lui avere questo tipo di problema sia un bel problema, cioè un bel vantaggio. Per quanto riguarda poi chi fare giocare e con chi far giocare, io credo che poi saranno le prestazioni a dirlo, gli allenamenti, il tipo di avversario, perché Corini è un allenatore che si adatta molto, studia molto l'avversario prima di affrontarlo, e quindi va a capire chi deve giocare in quella partita e al posto di chi, perché ha quelle caratteristiche in grado di poter dare qualcosa in più al tipo di gioco che lui vuole dare alla squadra. E poi dipende anche dagli infortuni, ovviamente, perché Gomez ancora un paio di partite secondo me le salta. Sturaz credo che sia tecnicamente guarito, ma ancora il suo rientro non è così imminente. Salvatore, però Guido, scusami. Sì, Guido, scusami, secondo me la campagna acquisti del Palermo cancella completamente tutte le bugie, lo dico fra virgolette e con un sorriso, che la nuova società ha messo in mostra appena toccato terra a Palermo, perché loro hanno detto campionato di assestamento, ma il loro comportamento è da campionato di prima linea, cioè questi hanno rifatto completamente la squadra e adesso stanno comprando, già ne hanno presi 4, se ne arriva il quinto hanno preso altri 5 giocatori, e 5 giocatori, diciamo, parliamo soltanto di Tutino e Verre, di grandissima non soltanto esperienza ma di grandissima classe. Per cui perché Salvatore, un mercato di gennaio così ricco non lo si vedeva da anni, e infatti bravo. Allora io dico che secondo me il City dice giustamente che si deve salvare, i giocatori pensano, l'ha detto anche Marconi, il nostro primo obiettivo, ma lo dicono tutti, il Palermo è una matricola, anche il Bari lo è. Però ragazzi, il Palermo ha costruito una squadra, secondo me, dopo aver distrutto la magia di prima. Attenzione, per cui hanno avuto il coraggio non soltanto di smontare quello che era stato fatto prima, e un allenatore che diceva io punterò alla Serie A, ma di costruire una squadra completamente nuova. È vero che c'è una parte della vecchia guardia, però la maggior parte dei giocatori sono completamente nuovi, e sono in grado di operare un altro miracolo tipo a quello dell'anno scorso. E secondo me il City vuole andare in Serie A. Sì, però Salvatore, il concetto di fondo... Completare il concetto di Salvatore, per dimostrare come questa società abbia le idee chiare. Per me poco fa le parole di Marconi hanno un peso non da poco, quando ha detto che nel momento più difficile questo gruppo ha sentito forte fiducia e la pazienza di questa società. Secondo me questo non è un elemento
tanto, come dire, secondario. No, anche perché magari la maggior parte delle società avrebbero esonerato l'allenatore in quel frangente lì. Quindi esatto. Non è successo, e questo ha dato ancora più stimoli a un gruppo che ha capito che c'era un timoniere e doveva andare secondo quella direzione. Sì, senza dare alibi anche alla squadra. Esatto. Hai ragione tu, perché poi nel svolgimento del film ti dimentichi alcuni dettagli. Per 2-3 settimane, nel periodo peggiore, Corini era sulla bocca di tutti come l'unico responsabile di un disastro, che non si capiva bene qual era il disastro, e quindi non averlo esonerato è stata una di quelle tappe fondamentali che secondo me ti rappresentano in modo plastico l'orientamento della società. Io su questo sono assolutamente d'accordo con te. Con Salvatore sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che sono convinto che il Palermo da ora in avanti può fare gli stessi punti del Genoa o del Frosinone. Purtroppo parte con un piccolo ritardo di, diciamo, un mese in classifica che ti consentirà di andare in Serie A soltanto se fai un ritorno straordinario, non soltanto buono, ma deve essere straordinario, perché il Frosinone è già scappato e il Genoa è pure una squadra solida. Però uno ci può anche credere, a parte il fatto che poi ci sono i play-off che a quanto pare possono essere, diciamo, forieri di belle notizie anche a Palermo, perché fino allo scorso anno i play-off non portavano benissimo. Guarda Guido, che per esempio in Serie C, io lo seguo perché seguo tutti gli allenatori che passano da Palermo, amici, non amici, eccetera, eccetera. Il Trento, Tedino ha preso il Trento, erano ultimi in classifica, proprio ultimi. Hanno fatto 6 successi di fila e sono arrivati quasi a un passo dai play-off. Quindi il calcio nel calcio è tutto possibilissimo. Non dimenticate le rimonte di Allegri per guardare la Serie A. Quella del Palermo dello scorso anno, per non andare molto lontani. Scusa, quanti punti c'ha il Palermo dal secondo posto? Dimmi. Mi pare che sono 6, può essere? No, non lo so, io non adesso l'ho visto. Questa è la domanda elementare. Sì. Dimmelo, perché io avrei dovuto commentarmi prima, ma so che 9 punti, 9 punti. 9 punti dal Genoa. 9 punti. 9 punti, il Palermo ce la può fare, certo, può no, fare cioè, potersela fare non c'è dubbio. Quando la matematica ti consente di pensarlo, certo, diciamo, non è un'opera semplice, però perché non crederci? Però io su questo discorso, Fabrizio, vorrei sentire anche Salvatore, che ha lanciato la pietra, ma vorrei sentire anche voi, perché abbiamo sempre detto per i primi 3 mesi, perché poi i fatti lo hanno confermato, che è un Palermo che ha sempre prodotto il meglio di sé quando ha, per esempio, battuto Parma, Cagliari, Genoa, giocando dietro la linea della palla, aspettando con prudenza, e adesso stiamo facendo un discorso un po' diverso, che è un Palermo che dovrebbe in qualche modo abbandonare questa prudenza e giocare un po' più con le spalle all'aria aperta, diciamo, no, dovendo mostrare il petto in fuori. E non so se questo passaggio può comportare qualcosa, anche perché, ed è la domanda che volevo fare a Salvatore prima, con l'inserimento di Tutino, che probabilmente presuppone che a destra vada a Di Mariano o resti Valente, e con l'inserimento di Berre, che ha nel suo DNA anche, lo dicevi tu, la tecnica del trequartista, mi pare un Palermo che adesso possa sbilanciarsi un po' di più in attacco, forse anche troppo. No, troppo no, assolutamente no. Mi sembra un Palermo assolutamente più completo. Prima dicevamo che mancava della qualità nella definizione della manovra d'attacco. Oggi mi pare che la qualità c'è, e come, e si vedrà nelle prossime partite. Sai, 9 punti ti possono sembrare troppi, però c'hai gli scontri diretti. Cominciamo intanto con la Regina domenica e vediamo come va. Mettiamo il nono risultato utile altri 3 punti e ti faccio vedere che paura faranno pure gli altri. Io ho visto tutte le partite della Serie B, insomma alcune soltanto a tratti, perché non te le fanno vedere tutte, ma cioè, dovresti impiegare una settimana, non 2 giorni, ma quelle principali, insomma, le ho seguite con grandissima attenzione e non ho visto assolutamente niente di trascendentale, niente. Io dico che innanzitutto questo mercato di gennaio ha alzato il tasso di qualità, il tasso di concorrenza
e quindi la produttività di una squadra. Poi come la vorrà fare giocare Corini lo vedremo, perché Corini mi pare che ci sta abituando a vedere tanti Palermo nella stessa partita. C'è il Palermo che sa aspettare, il Palermo che sa attaccare, il Palermo che fa nasconde la palla, fa palleggio. Cioè io non credo che, siccome si alza il tasso di qualità, il Palermo diventa una corazzata dal gioco spumeggiante. Io credo che il Palermo continuerà ad avere tutte queste anime, ma che con giocatori più qualitativi queste anime diventano ancora più presenti e possono affacciarsi o meno di più nel corso di una partita. E poi sul resto sono d'accordo con Salvatore, cioè i punti ci sono, vediamo intanto come va con la Regina. E poi tiriamo le somme. Ci stiamo sbilanciando, però, Fabrizio, perché noi abbiamo le palle per farlo, diciamolo pure. Salvatore, no, però, Giuseppe. Fabrizio, il Palermo però è molto razionale, se tu vedi. Ha fatto un gol, il primo gol, che è veramente un esempio di come si gioca a calcio. Certo. Perché tu dalla difesa vai al gol con due con un passaggio soltanto. E la conclusione. Sì, secondo me giocando anche un po' meno sulle fasce, perché avevano individuato forse nella fascia centrale del campo la parte in cui mettere più in difficoltà l'Ascoli. Ti sbilanci pure tu, Giuseppe? Allora, è complicato, lo dico sinceramente, perché comunque vedo un Genoa che dopo l'arrivo di Gilardino ha oggettivamente ingranato una marcia da promozione. E quindi, cioè, vedevo ora gli ultimi 5 risultati del Genoa, sono 4 vittorie e un pareggio, per dire. Quindi la vedo complicata. Però è chiaro che io sono d'accordo con Salvatore quando diceva che questo Palermo deve puntare ai play-off. E non dimentichiamoci, e questo fu uno dei segreti della promozione dell'anno scorso, che poi è importante anche a seconda quale posizione vai a prendere alla fine dell'anno per quanto riguarda la griglia playoff. Per dire, una eventuale vittoria con la Regina domenica ti porta a 5 punti dal terzo posto e c'è quasi tutto un girone di ritorno da giocare, quindi io credo che dal terzo all'ottavo posto ci siano comunque siano ancora tutti i conti da fare. Le prime due posizioni, ripeto, vedo un Genoa in salute e in fiducia che probabilmente si rinforzerà ancora nelle ultime ore di mercato, e quindi la vedo più complicata. Allora, io debbo, i tempi contingentati, dovevo parlare del calciomercato perché l'avevo promesso. E allora, intanto è arrivato Graves, abbiamo stabilito che si chiama, scritto Graves, lo chiamiamo all'inglese, Graves. Ti anche stai se assumendo una grossa responsabilità. Mi assumo la responsabilità, Simon Graves, che è un difensore che anche fisicamente ricorda un po' Simon Kier, che Palermo ebbe nei primi anni di Zamparini. Il video lo potete vedere su Stadio News, sicuramente il video del suo arrivo in sede, ormai il contratto è un dettaglio. Ma c'è un nome nuovo, perché Palermo vuole occupare l'ultimo tassello, che è quello della fascia poi fare scaduto. Il sostituto era Masciangelo, dell'Enevero, legato a una trattativa con la Spalle che ancora non si è conclusa, e nel frattempo il Palermo si mette, diciamo, il ferro dietro la porta contattando Aurelio del Pontedera, che è un giocatore che ormai col passare del tempo, anche se è un 2000 quindi è giovane, va arretrando di posizione, però è un giocatore offensivo che batte la fascia, che sa giocare in un centrocampo a 4 a 5 ma anche in difesa come esterno sinistro. È ancora una trattativa, ci sono ancora 36 ore per poter chiudere il discorso, vedremo cosa succederà sul mercato. Quindi questi sono gli ultimi colpi di un Palermo che comunque, secondo me, dal mercato può ricevere certamente un voto molto molto alto. Sì, ti permetto intanto sezionali, perché io ho 3 minuti casi ancora e vorrei citare l'ultimo argomento della trasmissione, e qui chiamo in ballo chiaramente Salvatore, anche per questioni ovviamente anagrafiche. Salvatore, parliamo di Vito Chimenti, abbiamo voluto titolare in una maniera
che va al di là della cronaca. È morto ieri sul campo di gioco, quindi della sua squadra, una morte improvvisa, inaspettata, dolorosa. Palermo ovviamente ha pianto, e nel titolo noi abbiamo messo "Quando il calcio era poesia", perché poi giovani Chimenti non è facilissimo, anche perché il supporto video non ci aiuta tantissimo, sono ancora ormai immagini quasi tutte in bianco e nero, ve ne mostreremo alcune riprese da un servizio del 79 di Rai 2, però ecco, Chimenti in due stagioni di calcio a Palermo è rimasto legato per 45 anni ed è rimasto legato in maniera viscerale, cioè, ha preso i sentimenti delle persone. Il calcio era poesia, hai detto bene Guido, ma era anche divertimento. E secondo me Vito ci ha combinato un altro scherzo, perché lui era solito farne di incredibili. Dovevamo sentirci, ci eravamo sentiti tramite altri giocatori, amici dei giocatori, per una grande rimpatriata che ovviamente non si potrà fare. La cosa che più mi dà fastidio è quella che quando va via un personaggio del genere è come se ti togliessero una parte della tua vita, cioè se come quella vita non esistesse più. Dice sì, ci sono i ricordi, va bene, ma non è la stessa cosa. Cioè Vito non c'è più, e Vito ha saputo regalare, malgrado il suo fisico non fosse da calciatore, malgrado non abbia avuto grandissime platee, malgrado non abbia avuto l'occasione di sfondare per quelle che erano le sue qualità, ma grazie a Veneranda che lo ha portato a Palermo è rimasto un mito per tutti, e quella bicicletta rimarrà, figurati, lui diceva addirittura che Ardiles era venuto dopo di lui, quindi lui non riconosceva, che non è vero che l'aveva inventata prima lui, erano cose che non nemmeno tenevano conto della realtà dei domani partimenti. Domani ci sono i funerali che si svolgeranno. Salvatore, hai ragione, il calcio di prima era poesia. Chi volesse approfondire l'argomento Chimenti lo può fare su Stadio News, abbiamo dedicato 5 pezzi al giocatore, c'è anche un pezzo tra l'altro di uno che si firma con lo pseudonimo Vito Gol, i tifosi del Palermo lo conoscono molto bene, che deve questo nomignolo proprio al fascino del grande Vito Chimenti che vedete alle mie spalle qua, è in occasione della partita delle vecchie glorie dell'agosto del 2019. Fabrizio, due messaggi in chiusura, volevi sintetizzare? Sì, facciamo una velocissima carrellata. Innanzitutto vorrei partire da un messaggio per ringraziare le tante persone che ogni lunedì, ogni maledetto lunedì, sono con noi, ci seguono. Questa mattina sono andato a fare benzina con la macchina e mi hanno detto non vedo l'ora che arrivano le 14 per vedere la vostra trasmissione. Questo ce l'ha detto Giuseppe De Luca, ma un po' girando questa mattina ho trovato molti tifosi che insomma si sono segnati alla loro agenda del però lunedì. C'è di meglio in giro, però dai, da guardare. Sì, meglio di noi. Certo, no, è proprio a maggior ragione di per questo di doppiare, proprio perché ci scelgono nonostante tutto. È un'opera di carità. È un'opera di carità che ci viene fatta, e noi per questo li abbracciamo tutti simbolicamente. Comunque siete stati davvero tanti oggi, ci dispiace non poter esaurire tutte le vostre richieste. Si parla di Maria Mettutino, di Maria Mettutino a svariare dietro a Bunori, centrocampo con regista due mezzali, Saric è in grande crescita, dice Piero Mandracchia. Poi fermo, se no mi licenziano e non siamo più il lunedì in onda. Esatto. Grazie a tutti per aver partecipato, ovviamente grazie anche a Ivan Marconi che è stato con noi nel primo quarto d'ora di trasmissione. Tutti i messaggi che Fabrizio in qualche modo ha cercato di smaltire anche mettendoli online senza leggerli ma facendoveli vedere, li guardate sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News, che mettono in onda sui loro siti e sulle loro pagine Facebook questa trasmissione insieme a Video Regione, che trasmette sul canale 14 del digitale terrestre. Grazie a tutti, l'appuntamento a lunedì prossimo dopo Palermo Regina. Ciao.